Boom! Ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale. Ragazzi, iscrivetevi e mettete mi piace. Se vi va, se no fate quello che vi pare. Commentate anche così parliamo e mi fate capire pure se dico cavolate o dico cose comunque in linea anche con le vostre idee. Ragazzi, che vi avevo detto, andiamo a Cagliari, imbarchiamo i nostri vestiti, le nostre magliette, i nostri giocatori, andiamo, vinciamo, rimbarchiamo tutta la roba, quindi i signori del magazzino, i dipendenti del Milan, veloci, veloci, rimbarchiamo tutto, torniamo a Milano. Quindi nel giro di 20 ore abbiamo fatto tutto, abbiamo vinto e siamo tornati a Milano perché sabato, abbiamo una partita importantissima da vincere, ma ne parleremo, ne parleremo. Ragazzi, partita fatta bene, siamo partiti bene. Nei primi 10 minuti forse abbiamo fatto e prodotto 5-6 palle gol limpide. E che succede? Errorino di Adli sul rimpallo con Reinders messo male insieme a Tomori, se non sbaglio. Rimpallo, prendiamo gol 1-0. A me mi si è spenta completamente la luce, io non ho visto più niente. Mi sono alzato, sono andato fuori casa, mi sono fatto un giretto in giardino, ho ripreso lucidità e sono rientrato dentro. E sono rientrato dentro. Ragazzi, noi prendiamo questi gol stupidi che io non riesco a digerire. Digerire. Questi sono errori di concetto, errori di testa. Di testa. Se tu Adli vai su quella palla, la fai uscire fuori dallo stadio, la fai uscire dallo stadio. Non devi sempre recuperarla per giocarla, per ripulirla la palla e far ripartire l'azione. No, sei in una situazione di pericolo, come ti ho contro il coso là, contro l'Inter. Sul gol dell'Inter, lungo la fascia, che è andato troppo veloce, invece di accomodare la palla in fallo laterale, si è fatto superare. Ecco la parentesi. Lì, palla fuori, punto. Sei in una zona pericolosa, lì, palla fuori, fuori, fuori. Ok? E va bene, dai ragazzi, comunque diamo i voti. Comunque statisticamente, ragazzi, abbiamo avuto il 67, quasi 70% di possesso palla, quindi la partita poi l'abbiamo fatto noi. Fortunatamente, perché nel calcio, sapete ragazzi, ci deve essere anche un briciolo di fortuna. Fortunatamente abbiamo pareggiato la partita nel primo tempo e addirittura siamo andati anche in vantaggio. Pensate voi cosa potevamo passare se finiva il primo tempo 1-0 per il Cagliari. Vecchi demoni, i vecchi nostri demoni, i vecchi nostri... ma quest'anno non ci sono, ragazzi, non ci sono perché abbiamo delle seconde linee molto, molto buone. Ma andiamo a fare le pagelle. Ragazzi, partiamo subito avanti, partiamo subito da Okafor, voto 7. Perché 7, ragazzi? Non è esagerato, perché lui ha corso come un matto e vorrei andare a vedere poi come un attimino di tempo anche quanti chilometri ha fatto il buono Okafor. Ragazzi, ha tenuto in ballo tutta la retroguardia centrale del Cagliari, cioè Dossena e l'altro giocatore straniero che non mi ricordo come si chiama. Ha vagato lì, ragazzi, ha vagato lì, comunque ha fatto un sacco di sponde, è venuto dietro a prendere palla, ha fatto muovere i nostri esterni. Io gli do 7 perché quel gol che ha fatto Okafor sembra facile, ma se tu tecnicamente non sei valido, non lo fai. Non lo fai, ragazzi, suola e appoggio, suola e appoggio. Un giocatore normale là lo sa che fa appoggio e gli può pure sbattere in testa al portiere perché al portiere gli è proprio passata qui. Giocatore normale tira di prima e succede quello che succede. Lui no, ragazzi, se tu sei intelligente qui e tecnicamente con una coordinazione occhio-piede di alto livello, suola, appoggio, gol 1-0. Noah Okafor, voto 7-7. Ragazzi, Chukwueze, voto 6,5. Io ho visto quotidiani che gli danno pure 5,5. Ma su che mondo viviamo? Su che mondo viviamo? Io non so più dove sto vivendo, ragazzi, dove sto vivendo.
ha puntato 100 volte l'uomo. Ragazzi, però andatevelo ad analizzare la partita, andatevelo ad analizzare perché non sto dicendo cavolate. Ha puntato l'uomo 180 volte, l'ha saltato 170, sempre raddoppiato, sempre in due gli sono andati addosso. Che Ranieri non è stupido, sempre in due, sempre raddoppiato, ha sempre creato superiorità numerica. Ragazzi, come riceve palla, lui va subito a schiacciare la difesa. Voto 6,5 senza storie. Ottima partita di Ciupu. Ragazzi, Pulisic, sempre in leggero down, sempre in leggero down, gli do 6. Ragazzi, giocate importanti, giocate decisive, perché comunque sul gol di Loftus è lui che va sul fondo, rientra, palla dietro di scarico, Loftus la stoppa, boom, gol. Però lui deve rientrare e deve ritrovare la sua lucidità, lucidità che non è fisica, ragazzi, non è fisica, è leggero down mentale, mentale. Pulisic, la Serie A è questa, la Serie A si lotta molto e si corre anche molto, molto, molto. Centrocampo, ragazzi, Loftus 7,5, partita di totale governo, c'è poco da dire, gran gol, seconde palle tutte tue, voto 7,5. Ragazzi, Reinders, il mio giocatore visionario, sempre a testa alta e sempre a fare gioco fluido. Ragazzi, il primo tempo è stato un funambolo, dribbling, giro palla, inserimenti. Secondo tempo, ragazzi, è sceso, infatti Pioli l'ha tolto immediatamente perché facevamo difficoltà anche a coprire, lui è sceso molto fisicamente il secondo tempo. Ragazzi, vi ripeto, non dico cavolate, andatevi a vedere la partita, noi non a metà, ma nei primi minuti del secondo tempo, quando Pioli l'ha levato, eravamo in totale difficoltà perché al centrocampo non c'era filtro, non c'era fisicità importante. Poi è entrato Pobega, che a me, lo sapete, non piace, ma logicamente lo supportiamo, grande Tommaso Pobega. È entrato Pobega, che qualità zero, giocate zero, Leao molte volte non è stato servito in maniera elementare, ma lui con i suoi piedi purtroppo sappiamo quello che cos'è, quindi Pobega voto 5,5. Lì do il 5,5, non a Ciupu. Comunque, Reinders e Loftus, e andiamo un attimino a parlare di Adli. Però, ragazzi, su Adli ci farò un video intero. Adli voto 6, giocatore bello da vedere, da migliorare la postura di come si mette in campo, di come riceve palla. Lui è un altro, ragazzi, Adli è un giocatore un po' particolare, un giocatore come Adli non ce l'abbiamo. Se noi riusciamo a plasmare, a costruire un giocatore come Adli in mezzo al campo, ragazzi, facciamo 13, che un giocatore con i suoi piedi a centrocampo non ce l'abbiamo, un giocatore con la sua visione di gioco non ce l'abbiamo. Ragazzi, mi ricollego a Okafor, un giocatore normale non fa quella giocata al limite dell'area, suola, sto parlando di Adli, suola, salti due uomini che mandi a dormire e dai quella palla dentro a Pulisic, che poi di tacco la lascia a Okafor, che tira in porta e poi il tiro viene parato. Ragazzi, quella giocata non la fai, quei cambi campo non li fai. Dobbiamo dire la verità, quel giro palla che ha Adli, quella visione di gioco che ha Adli, noi a centrocampo non ce l'abbiamo. Quindi se il mister riesce a plasmare, a costruire un giocatorino del genere, che è troppo leggero, è troppo compassato, ma se si struttura un pochino anche fisicamente, abbiamo un giocatore molto molto interessante. Adli voto 6. Ragazzi, Tomori e Thiago, partita di posizione tranquilla. Tomori voto 7 perché ha fatto tutto lui, ha fatto anche gol. Ragazzi, Tomori è tornato a livelli eccezionali, ma vi voglio parlare del mio giocatore preferito. Ragazzi, Florenzi, altra partita di livello altissimo, ragazzi, altissimo. Ragazzi, io lo farei riposare con la Lazio, non perché la Lazio sia una squadra di livello basso, anzi, ma perché lui lo voglio col Dortmund, ragazzi.
un giocatore come Florenzi, ragazzi, un giocatore che si è messo anche centrale a impostare dietro. Ragazzi, andatevi a vedere la partita perché non vi sto dicendo stupidaggini. Ragazzi, lui si è messo dietro ad impostare l'azione da difensore centrale. Ovviamente non è un difensore centrale, non si metteva lì per difendere, ma si metteva lì per impostare il gioco dove noi facciamo difficoltà, dove se le squadre avversarie ci vengono a prendere facciamo difficoltà. Lui lì riesce a girare palla come in squadra nessuno, ragazzi, come in squadra nessuno. Ieri ha fatto il difensore, ha fatto il centrocampista, ha fatto il terzino. Anche se esterno ci è stato poco, Florenzi stava sempre, sempre dentro. Florenzi, voto 7,5, un giocatore tecnicamente così pulito, tecnicamente di visione di campo, tecnicamente di esperienza, di linguaggio ad aiutare il compagno. Non esiste. Florenzi, voto 7,5. Teo Hernandez, voto 6. Partita tranquilla, non ha fatto il matto. La partita è stata comunque stata corretta, sono state poche ammonizioni, quindi non era una partita da fuori di testa, da come di solito fa lui. Ha fatto quelle sue tre sgroppate buone, però ha fatto una partita di... Non ha voluto comunque accelerare, poi il mister l'ha levato, è entrato Barthezaghi e ciao ciao ciao. Quindi ragazzi, Sportiellone, voto 6,5, tendenzialmente al 7. Perché? Perché se sul 2-1, ragazzi, sul 2-1 non fa quella parata, che sembra facile ma non è, se tu non fai quella parata, 2-2. Sportiello, voto 7, 6,5, tendenzialmente a 7. Ragazzi, il video è andato troppo per lungo, ma ci sono troppe cose da dire, che diremo o questa sera o nel video di domattina. Quindi io vi saluto, vi abbraccio, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, fatemi sapere nei commenti se dico cavolate, ragazzi, se dico cavolate. Un grande abbraccio, forza Milan, vamos!